Inzaghi non sottovaluta il Milan e apre una polemica sulla scelta dell'arbitro. Vigilia di Euroderby. Il primo allenatore a presentarsi in conferenza stampa per parlare del ritorno della semifinale di Champions League è Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Inter potrà preparare una gara con la possibilità di sfruttare più risultati utili a suo favore, considerando il doppio vantaggio ottenuto nel match di una settimana. Queste le sue dichiarazioni sulla partita di domani. Ai sorteggi dei gironi eravamo delusi perché non eravamo stati fortunati. Ma al tempo stesso nemmeno Barcellona e Bayern Monaco erano contenti di avere l'Inter in terza fascia. C'era tantissima fiducia. Ora siamo arrivati fino a qui e sappiamo che manca un passo importante. Già prima del Benfica dissi che insieme, squadra e tifosi, dobbiamo fare una grande partita. Non ho dubbi perché i nostri tifosi ci sono sempre stati vicini, anche nei momenti meno positivi. Noi allenatori facciamo scelte quotidiane sempre e a volte sei più fortunato e altre no. Questo mestiere ce lo impone. Per questa partita posso avere in mente qualcosa, poi però non sai mai come si sviluppa la partita. Ci saranno dei momenti da gestire e quello sì, perché a volte attaccheremo e altre volte magari ci ritroveremo più bassi. Il Milan ha qualità con o senza Leao. Noi dovremo avere testa fredda e cuore caldo. È l'unica squadra per interpretare al meglio queste partite. Non possiamo gestire la reazione del Milan 90 minuti più recupero. Arbitri? All'andata c'è stato un episodio che sarebbe dovuto essere valutato in un altro modo. Avrebbe dato una botta in più al risultato e alla qualificazione. Non c'è problema, anche se l'arbitro è francese e il Milan ha 4 francesi in rosa.